c'è stato un furto lì, un furto a San Domenico, un altro furto, l'hanno preso soldi e l'oro a questa signora. Sicché tre furti. Cresce l'allarme furti nel cuore del centro storico aretino, dove si sono verificati alcuni colpi in pieno giorno in una zona ben precisa, quella nei pressi di Piazza San Domenico. È anche una cosa che ci fa tanto piacere, però cerchiamo di stare attenti il più possibile. I furti negli ultimi giorni si sono consumati in via San Domenico, in piaggia del Murello e in via delle Fosse, mentre in via 20 Settembre i malviventi hanno provato ad entrare ma non ce l'hanno fatta. In piaggia del Murello, un appartamento, sono entrati dal portone normale, io come hanno fatto non si sa. Sono entrati e l'hanno preso l'oro e i soldi, ma parecchi soldi, parecchio oro. E qui da me sono venuti, hanno preso un gelato perché ha visto la malparata, sono andati in via Cavour, che è un impresario che ha la casa lì. E tiene il portone aperto perché c'hanno lavori dentro, sicché gli operai vanno, escono, e sicché hanno levato la serratura, non chiude, e sono entrati dentro. In azione negli orari più disparati, anche nel pomeriggio, come in via San Domenico, dove i proprietari al loro rientro hanno trovato i segni del passaggio dei ladri. Sono entrati perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione e qualcuno è salito e è successo qualcosa. A destare sospetto due giovani donne, dettaglio già segnalato alla Polizia di Stato che sta portando avanti le indagini. Siamo preoccupati, se mettono dentro qui mi abbandonano ogni cosa.